Ciao bambini, eccoci qui ancora insieme. Voglio lasciarvi questo video per questa settimana, che è una settimana un po' particolare, e poi capiremo insieme il perché. E spero che stiate tutti bene e che le vostre famiglie stiano bene. E quindi ecco, che magari abbiate anche un pochino di tempo per guardare questo piccolo video che vi lascerò. L'ultima volta ci siamo lasciati con il libro della terra. Io spero, mi auguro che qualcuno di voi lo abbia già realizzato. Questo era il mio, non so se ve lo ricordate, abbiamo piantato un piccolo seme. E questo seme, insomma, è lì nel caldo della terra che sta germogliando. Adesso poi sono arrivate delle bellissime giornate di sole, molto, molto tiepido, eh? E quindi la terra, se ben bagnata, nutre questo seme e sono sicura che darà delle piante meravigliose. Però il nostro libro della terra lo lasciamo un attimo lì, perché vi dicevo prima che questa è una settimana un po' particolare, è la settimana santa, e per cui tutti i cristiani celebreranno domenica, la risurrezione, la Pasqua. Pasqua, che è un momento davvero, come dire, molto significativo, no? Molto importante per chi è cristiano. E allora ho pensato che potevo parlarvi di un artista, di un pittore molto importante, molto famoso, che ha dipinto, tra i tanti dipinti che ha realizzato, soprattutto ce n'è uno che a me piace moltissimo, che è proprio una resurrezione, e che è questa. Eccola qua, ve la avvicino così riuscite a vederla bene. Poi la guarderemo insieme. E questo pittore si chiama Piero della Francesca e lo chiameremo Messer Piero. Messer Piero perché Piero è nato quasi 600 anni fa, è nato nel 1420, oddio, non si sa esattamente quando sia nato il nostro Messer Piero, perché un incendio aveva distrutto il luogo dove si trovavano i documenti che raccoglievano all'epoca e che testimoniavano le nascite di quel periodo. Si pensa che sia nato intorno al 1420, in un posto davvero molto bello, molto magico, che si trova nel cuore dell'Italia, nel centro dell'Italia, e si chiama Borgo San Sepolcro, ed è in Toscana, ma è molto vicino anche alle Marche e all'Umbria, è in una zona abbastanza particolare, è un luogo dove ci sono delle colline molto belle, dei paesaggi molto, molto belli. E che lui ha imparato un pochino ad osservare e anche a dipingere. In realtà, il nostro Piero, era figlio di un commerciante. Il suo papà, vendeva, non si sa bene che cosa, però era un commerciante. E quindi lui da piccolo ha imparato soprattutto a fare i conti, a usare la matematica. E perché vi racconto questa cosa? Perché è importante per capire come poi invece Piero deciderà di diventare un pittore, deciderà di diventare un artista, ma non dimenticherà la matematica e non dimenticherà che fin da piccolo il suo papà l'aveva in qualche modo abituato a fare i conti e avere a che fare con la matematica, che non a tutti proprio piace. È una materia un po' o la si ama o la si odia, ma la matematica con l'arte ha molto a che fare, ha tanto a che fare. Quindi molti artisti hanno dovuto e hanno, come dire, si sono aiutati nei loro quadri grazie alla matematica. E lui è uno di questi. Piero decide che disegnare, dipingere deve diventare la sua vita e quindi comincia a spostarsi da Borgo San Sepolcro, che è un piccolissimo paese, un borgo davvero molto molto piccolo. Decide di spostarsi prima a Firenze, è un grande viaggiatore, si muove a Firenze, poi va a Roma, poi va a Rimini, poi ritorna ancora
nel suo piccolo borgo a Sansepolcro, poi andare a Urbino, che è una cittadina molto carina, dove c'era un signore di cui magari vi parlerò in un'altra occasione molto particolare, che lo ospiterà all'interno della sua corte, no? Del suo castello, della sua dimora, e gli darà dei lavori molto importanti da fare, perché forse non lo sapete, ma i pittori dell'epoca, per poter vivere, avevano bisogno di qualcuno che in qualche modo gli desse dei lavori da fare, che li pagasse, che li ospitasse, che a volte gli desse anche della protezione, perché il loro lavoro era un lavoro molto, molto complicato. Dovevano dedicarsi per molte ore alla pittura, quindi avevano necessità di trovare qualcuno che li proteggesse e che soprattutto desse loro del lavoro e anche un luogo dove stare. E quindi questo signore, che si chiamava Federico, lo ospiterà all'interno del suo palazzo e gli darà davvero tanti lavori da fare, e molti di questi lavori saranno quelli che più rappresentano il nostro Messer Piero. E lui era molto affascinato, piaceva tantissimo dipingere, che cosa? La luce. Lui voleva in tutti i modi catturare la luce all'interno dei suoi dipinti. Non è facile catturare la luce all'interno dei dipinti, perché bisogna essere in grado di capire innanzitutto da dove arriva la luce e come far sì che rimanga per sempre all'interno di un quadro, quindi con i colori, quindi con le ombre. Insomma, è un lavoro davvero, come dire, da esperti, da molto esperti. E lui possiamo dire che era un grande esperto. Lui aveva imparato a dipingere. Un tempo i pittori, per imparare a dipingere, andavano a bottega. La bottega è un po' come quella che abbiamo noi nella nostra scuola, no? Era un luogo dove si faceva arte, dove c'era magari un pittore già famoso, già importante, che prendeva bambini, ragazzini molto piccoli, già alla vostra età si poteva pensare di andare a bottega, e si mettevano e facevano, aiutavano il pittore a fare i colori, a macinare le polveri, a mescolarli, a preparare le varie tavole, insomma, a tenere puliti i pennelli. E poi, poco alla volta, quando si diventava esperti, si cominciava a disegnare e poi si cominciava a fare gli sfondi, perché sono le parti meno importanti, quelle che invece il pittore riservava sempre per sé all'interno della bottega erano le mani e i volti, perché sono le parti più difficili da dipingere, ok? Quindi anche il nostro Piero va a bottega da un signore che si chiamava Domenico Veneziano, a Firenze, nella bellissima città di Firenze, e lì impara tantissimi segreti. Soprattutto ne impara uno di segreto, che all'epoca in cui vive il nostro Piero, era davvero una straordinaria innovazione. E cioè, come posso far entrare chi sta guardando il quadro all'interno del mio quadro? Cioè, come posso suggerire alle persone che in questo momento stanno guardando il mio quadro che il quadro non è piatto, ma che ci si può entrare dentro, che si può percorrere una strada, che si può salire nelle colline, che si può entrare in una stanza? In poche parole, come posso suggerire la terza dimensione, il famoso 3D? E si chiamava questo miracolo della vista, si chiamava prospettiva, cioè la capacità di dipingere creando l'illusione, perché è un'illusione, di poter entrare all'interno del dipinto. E tanti artisti di questo periodo, stiamo parlando del 400, un periodo bellissimo per la nostra storia dell'arte, perché è un periodo che viene chiamato Rinascimento. Che bella questa parola, no? Soprattutto in questo momento. Rinascita, qualcosa che ritorna a vivere, qualcosa che riprende la vita. E che cosa riprende la vita? In questo periodo gli artisti credono che l'uomo
possa l'uomo, l'uomo inteso come umanità, quindi uomini, donne, bambini, l'umanità, possa essere il centro fondamentale di tutte le arti. E quindi si torna a dipingere che cosa? L'uomo, ma proprio come è, quindi con i suoi difetti, con i volti che a volte hanno le linee del tempo, no? Le rughe, con le Madonne, le Madonne che allattano il bambino Gesù, cosa che prima era assolutamente vietata, oppure si può mostrare anche Gesù che come ad esempio vedremo in questo quadro, in questo lavoro che ha fatto Piero, che mostra la ferita del costato, perché lui per i cristiani certo è il figlio di Dio, ma è un uomo. E quindi questo periodo veramente straordinario in cui l'arte italiana raggiunge delle vette, dei vertici incredibili. Noi abbiamo avuto artisti sensazionali che hanno vissuto in questo periodo, forse riconoscerete Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, no? Questi sono tre nomi, ma ne abbiamo tantissimi di artisti importanti che sono vissuti in questo periodo, in questo momento storico così, così, così bello, ecco, mi viene da dire, no? Mi viene da usare questa parola, bello, perché bello è proprio qualcosa da inseguire per questi artisti, no? Bisogna mostrare ciò che è bello e che è bello intorno a noi, ma anche quello che è vero. E quindi questa idea, vi dicevo prima, di riuscire ad entrare all'interno dei quadri, la prospettiva, questa legge, perché è una legge geometrica, matematica, regolata proprio da numeri, che ci permette di avere l'illusione di partecipare ai quadri. Ed è una cosa straordinaria. E il nostro Piero era davvero un mago in questo, lui era perfetto. Lui la geometria amava profondamente i numeri e quindi sapeva creare perfettamente le prospettive, darci questa illusione meravigliosa. E allora vediamo se in questo quadro che ho scelto di mostrarvi riusciamo a vedere la prospettiva. Possiamo dire che abbiamo delle persone che sono in primo piano, li vedete, sono dei soldati che si sono addormentati. Poi c'è Gesù, riconoscibile perché ha questa ferita nel costato e ha questo manto rosso, e adesso il colore è diventato un po' un rosa, molto carico, ma in origine era un rosso, e tiene in mano questa bandiera, un vessillo, così si chiama. È una bandiera bianca con una croce rossa, che è proprio il simbolo della risurrezione. E poi vedete che alle spalle Piero ha dipinto un paesaggio, paesaggio che forse era proprio quello che lui era abituato a vedere dalle finestre di casa sua. Sono i paesaggi toscani, i paesaggi collinari, no? Molto belli del nostro centro Italia. E se notate, io ve lo metto ancora più vicino, vedete che da una parte ci sono alberi con le foglie, dall'altra invece gli alberi sono senza foglie. E allora ci verrebbe da dire, ma ha sbagliato? Non sapeva bene in che stagione collocare la nostra risurrezione? No, Piero sapeva molto bene quello che stava facendo. Ha proprio voluto dipingere da una parte degli alberi che sono così carichi di foglie, no? Quindi nel pieno della loro vita, e dall'altra parte invece degli alberi spogli, quindi senza vita, proprio per dirci che la risurrezione, quindi il fatto che Gesù sia tornato in vita, che sia abbia vinto la morte, ha un significato profondo, perché prima c'era la morte, quindi gli alberi che sono spogli, e poi la vita, gli alberi che invece hanno di nuovo tutte le loro foglie e sono così rigogliosi. E quindi vedete che un primo piano, eccolo qua, e poi dietro c'è un altro piano, gli alberi, e dietro ancora la linea delle colline, eccolo qua, guardate che bello. Questo purtroppo è ovviamente una copia, sarebbe molto bello vedere l'originale, ma non ce l'abbiamo, dovremmo andare
a San Sepolcro e in questo momento non c'è proprio possibile. Quindi ci accontentiamo di questa copia. Un altro piccolo particolare, vedete che Gesù tiene i piedi appoggiati sopra il sepolcro, proprio il luogo dove lui si trovava prima di risorgere, no? Una specie di tomba, chiamiamolo così. Perché Piero ha voluto proprio dipingere questo sepolcro con Gesù? Questo piede, no? Vedete che è molto, guardate che Gesù muscoloso, no? Molto possente, con un corpo possente. Lui sta con questo piede qua sopra. Perché lui è nato a Borgo San Sepolcro, Piero della Francesca, e questo paese non si chiama così a caso, si chiama così proprio perché all'interno dello stemma del paese c'è proprio il sepolcro di Gesù e quindi lui ha voluto dipingerlo all'interno di questo quadro. Ecco, allora l'ultima cosa che volevo dirvi del nostro Piero della Francesca è che a lui succede una cosa terribile, perché è la cosa più brutta che può succedere a un pittore, perché purtroppo perde la vista e le cronache del tempo, cioè le persone che hanno vissuto, che hanno raccontato la vita di Piero dell'epoca, dicevano che si accompagnava con un ragazzo della sua bottega che lo aiutava a muoversi, a camminare negli ultimi anni della sua vita perché lui non riusciva più a vedere. E Piero se ne andrà in un giorno molto particolare, che è il 12 ottobre del 1492, ed è il giorno in cui un altro grandissimo uomo, che è Cristoforo Colombo, scoprirà l'America. E quindi inizierà un periodo di nuovo, completamente diverso. Quindi mi piace sempre dirlo, ricordare, no? Questo momento particolare della vita di Piero, perché la sua morte coincide proprio con un momento completamente nuovo. Da lì in poi tutto sarà ancora diverso, ma questo lo studierete quando sarete più grandi e quando conoscerete, no? La storia di questi grandi uomini che hanno fatto la nostra grande Italia, che è piena di cose bellissime e che aspettano soltanto di essere visitate e di essere ammirate. Io, ecco, volevo appunto lasciarvi con questa bellissima immagine di nuovo di questo quadro, con questa risurrezione che credo sia anche un simbolo importante in questo momento, il momento che stiamo vivendo, no? Poter il rinascimento, la rinascita, tutto quello che tornerà a vivere e che ci vedrà ancora protagonisti, no? Di quello che ci circonda, del mondo, magari un pochino più rispettosi, di quello che il pianeta ci può offrire, no? Della natura e di tutto quello che ci circonda. Qui finisce la storia di Messer Piero della Francesca, e io mi auguro che vi sia piaciuto questo piccolo racconto che ho voluto farvi, quindi questa volta non abbiamo lavorato con le mani, ma abbiamo incontrato un personaggio che io amo molto e che volevo assolutamente farvi conoscere. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia di Messer Piero e di questo bellissimo quadro, e ovviamente colgo l'occasione per augurarvi una buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie, e che sia una Pasqua serena, nonostante tutto. Ok? Vi mando un abbraccio grandissimo, un bacio altrettanto grande, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao bambini, ciao ragazzi.